È una situazione disastrosa per noi, perché sappiamo che sono a scuola e devo venire a controllare se fanno lezione regolarmente, se non le fanno uscire prima. Chi parla è una delle mamme delle studentesse dell'IPEA La Parigina del quarto anno, genitori che si trovano fuori dalla scuola di acconciatori ed estetisti di Treviso perché vogliono verificare i corsi per l'abilitazione per i loro figli siano ripresi regolarmente. Dopo le presunte irregolarità a carico dell'istituto e per le quali la Regione ha deciso di sospendere i 3 anni di formazione dando l'incarico tramite bando ad altro ente, ora i genitori non si fidano più. La nostra preoccupazione è che non finiscano il corso e quindi non abbiano l'abilitazione. Diciamo che da quando abbiamo iniziato la scuola ad oggi dovrebbero essere 300 ore di formazione fino a giugno. Ad oggi sono state fatte 99 ore di formazione di firme sul registro. Il rischio è che a pagare siano gli stessi studenti. Cosa succede? Hanno la possibilità di essere pagate con i voucher e continuare, magari perché a giugno possono avere un contratto fisso. Però purtroppo questo non si può fare perché per recuperare le ore che abbiamo perso per colpa di non si può fare perché loro devono andare a tornare a scuola tutti i giorni. Mi sembra una presa in giro comunque, perché se sono a scuola sono a scuola.